che ha i capelli grigi, se non bianchi, e tifa Genoa, non può non ricordare Mario Da Pozzo, portiere rossoblù della prima metà degli anni 60. Scuola Inter, arrivò al Genoa a 21 anni con la fama di portiere pazzo, insieme al terzino, valido ma ormai sul viale del tramonto, Livio Fongaro, e dalla punta Edi Firmani. Da Pozzo, due anni dopo, nella stagione 63-64, stabilì a sorpresa il record di imbattibilità per la massima serie, chiudendo la saracinesca della sua porta per ben 791 minuti. La difesa, di ferro, era formata, oltre che dal portiere veronese, da Bagnasco, Bruno, Colombo, Bassi e Rivara. La sua imbattibilità terminò nella partita casalinga tra il Genoa ed il Bologna, che poi vincerà lo scudetto, a causa di un rigore calciato all'ottavo della ripresa da Helmut Haller. Era il 4 gennaio 1964. L'imbattibilità del portierone genuano era iniziata dopo aver subito gol su un altro rigore, calciato questa volta dallo svedese della Fiorentina Urt Ambrim. In totale furono 8 le partite in cui la rete rossoblù non subì gol. Il record di Da Pozzo durò 9 anni e poi fu battuto nel 73 da Dino Zoff, nel 94 da Sebastiano Rossi del Milan e qualche anno fa da Gianluigi Buffon della Juventus. Anni dopo, nel 1971, Mario Da Pozzo conquistò anche il record di imbattibilità di un portiere in Serie B con il Mantova, raggiungendo 868 minuti senza subire gol. Da Pozzo oggi vive sul lago di Como e, dopo aver lasciato il calcio, è stato per anni istruttore pilota del motoscafo della Nazionale di Sci Nautico. Nel 2019, in occasione del suo 80° compleanno, due rappresentanti del Museo del Genoa, Giovanni Villani e Franco Abrile, sono andati a trovarlo, donandogli la maglia del Grifone con il numero 80, e Mario Da Pozzo, il portiere tra i pali pazzo, l'ha subito indossata con tanta, tanta commozione.